Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi per un nuovo unboxing. Siamo ritornati dopo tanto tempo per unboxare una delle action figures più belle uscite degli ultimi tempi. L'abbiamo comprata online dallo store di Kazuma, vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere, mi raccomando. Un saluto ai miei amici di Kazuma. L'action figures che andiamo ad unboxare si tratta di Broly Super Saiyan, dal film appunto di Broly dell'ultimo Dragon Ball Super, ma andiamo subito alla parte succulenta dell'unboxing. Ehi Carrot, io vado a godermi lo spettacolo in un posticino tranquillo. Questo ragazzi è appunto il Broly Full Power, Super Saiyan Broly. Avete notato, ha un'aura potentissima. Ovviamente è una figure arts della Bandai, fatta veramente ragazzi benissimo. Ma adesso la andiamo ad aprire e andiamo a vedere il contenuto di questa scatola. Come potete vedere, come è solito fare la Bandai nel davanti, vediamo la parte trasparente dove si vede la nostra action figures con il nome appunto qui sulla parte destra. Qui la rappresentazione della nostra action figures con qualche immagine in bianco e nero. Altre immagini in bianco e nero qua a continuare, quello che c'era sulla parte frontale della scatola. Qua invece c'è un'altra banda trasparente con anche qui il nome della figure arts, e qua dietro possiamo vedere appunto la nostra figure arts in tutta la sua bellezza, e possiamo vedere anche che ce n'è un'altra di Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan. Mamma mia, un nome lungo chilometri e chilometri. Ma adesso andiamo ad aprirla, e per farlo ci serve un coltellino piccolo. Eccolo qua, cioè proprio piccolo. Allora, andiamo ad aprirla. Ovviamente ragazzi, questa si bisogna tenere anche le scatole quanto più intatte possibile, perché con tutta la scatola aumentano di valore, e queste sono action figures che a livello di valore già al day one valgono tantissimo, figuriamoci dopo tempo che uno le conserva. Allora, andiamo ad aprire. Molto bene, vai, svelto! Con la dovuta calma. Ok. Posiamo il piccolo coltellino, l'apriamo delicatamente qua dal di lato. La scatola ha un sfondo viola dietro a ricordare i colori principali di Broly, che sono il verde e il viola. La troviamo ben protetta in un involucro di plastica, ma adesso andiamo a appunto sbustarla, come si suol dire. Adesso la andiamo a mostrare pezzo per pezzo, e poi vi faccio vedere dei vari modi per montarla e esporla, oppure chi la compra per qualche ragazzino piccolino per giocarci. Non lo fate però, per favore. Che vergogna. Abbiamo ragazzi ben 4 set di mani, cioè 4 mani. Ovviamente non sono pezzi di ricambio, ma ogni mano ha una disposizione diversa, come potete vedere, a seconda della mossa che il nostro Broly sta andando a fare. Oltre alle mani abbiamo ben 3 visi diversi, con quello ovviamente già montato di default sulla figures. Il primo che vi vado a far vedere, non so se va a fuoco, è questo qua dove Broly si arrabbia e quindi si trasforma in super 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 Saiyan. E poi c'è questa con il ghigno cattivo, che può aiutarvi appunto a disporla in modi diversi. E ovviamente il pezzo forte della figures è giustamente Broly, che lo vediamo snodatissimo ragazzi, può muoversi in mille posizioni. Infatti io adesso vi farò vedere, qui c'è appunto un altro set di mani, che è quello là standard che esce dalla figures, ovviamente quello là che c'è montato di default, ma ha tanti snodi in modo che possiamo metterlo in qualsivoglia posizione, il nostro amato Broly. Questo qua spesso e volentieri viene usato anche per fare le animazioni fotografia per fotografia. Si scattano tante foto e si fa fare un piccolo movimento alla volta al personaggio, e poi viene una specie di animazione che possiamo andare a doppiare. Ne trovate un sacco su YouTube di questi modi. Anche i piedi sono snodati, non so se si riesce a vedere, per metterlo sulle punte o metterlo in posizioni, nelle posizioni più svariate. Adesso vi faccio vedere un po' come si può modificare. Guardate quanto è brutto senza faccia. Ecco,
per cambiare la faccia si tolgono questo ciuffone di capelli, si prende la faccia standard, la si mette a posto e ci si può mettere un'altra faccia. In questo caso io andiamo a mettere il ghigno malefico. Eccolo qua, lo vedete con il ghigno malefico, il nostro Broly. Possiamo ovviamente cambiare anche le mani. Ecco, l'abbiamo messo in posizione che sta volando verso di voi e vi spara una super onda verde in viso. Allora ragazzi, per concludere, il mio giudizio su questa figures è veramente ottimo, è fatto da Dio, veramente nei minimi particolari, anche per quanto riguarda i disegni del viso e perché no dei muscoli, sembra proprio quello del cartone animato. È snodato alla grande, gli si possono far fare qualsivoglia movimenti. Io di questo tipo di figures ho Ace Pugno di Fuoco di One Piece. Fattura veramente pregiata, addirittura il mantello che c'ha dietro è snodabile, giusto per farvi vedere, così potete vedere il suo bel culetto. Non hai già visto un Saiyan come questo? Per il prezzo che l'abbiamo pagata, ragazzi, ne vale veramente la pena. Il prezzo è 88,90, la trovate appunto sul Kazuma Store online o a Cesena qui al negozio appunto di Kazuma. Noi ci siamo tutti i giovedì sera da Kazuma, se venite potete anche salutare gli Amendola Brothers. In descrizione ragazzi c'è anche la pagina del negozio di dove abbiamo comprato questo fantastico Broly. Andatevi a iscrivervi alla loro pagina Facebook. E chicca delle chicche, vi faccio vedere un'altra cosa che non ho unboxato perché non c'era niente da unboxare, non era bella come questa, ma vi faccio vedere un'altra cosa. Sempre da Kazuma ragazzi abbiamo preso anche questa qualche tempo fa, proprio appena era uscito il film. Questa è una figures statica sempre della Bandai di Broly, in questo caso versione normale con il piedistallo che lo fa stare in piedi e vola. Questa la potete trovare al prezzo di 40 euro, quanto l'abbiamo pagata anche noi, ed è veramente bellissima, fatta veramente da Dio. E quindi ragazzi, i nostri Broly vi danno il loro saluto e vi danno appuntamento al prossimo video, al prossimo unboxing, che speriamo sia un unboxing ancora più bello e più ricco di quello che abbiamo visto quest'oggi. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, condividete su Facebook, Twitter, Google Plus, ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Siamo anche su Instagram, mi raccomando ragazzi, followateci, che presto ci saranno anche dei contest su Instagram, quindi è il momento giusto per seguirci su Instagram. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, che può capitare, no, che non vi sia piaciuto perché vi è antipatico Broly, però in quel caso, da parte di Super Broly, grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao a yo! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendolas Brothers! Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore! Attenzione, attenzione!